Caritas, aumentano le povertà nel territorio. Nel TG l'intervista con la rappresentante della Caritas territoriale, Maria Marongiu. Sant'Antioco escluso dalle zone economiche speciali. Scatta la protesta del sindaco Ignazio Loci, che scrive al presidente della regione Francesco Pigliaru. E ora Lumina, al via la mobilitazione permanente. Conferenza decisoria prima di Natale. Questo è l'ultimatum lanciato dai lavoratori. Straordinaria operazione dei carabinieri di Carbonia. Sgominata una banda dedita al traffico internazionale di droga che agiva anche in diverse regioni italiane. Ben ritrovati su Canale 40, lo abbiamo anticipato nei nostri titoli di apertura, aumentano le povertà nel territorio del Sulcis Iglesiente. Noi abbiamo cercato di fare un po' il punto della situazione con la rappresentante territoriale della Caritas, Maria Marongiu. Sentiamo. Siamo in compagnia di Maria Marongiu, rappresentante della Caritas. In questi giorni vi accingete a presentare il rapporto sulle povertà per quanto riguarda il nostro territorio. A che punto siamo arrivati con la povertà? Dunque, intanto sì, venerdì alle 16.30 nella sala polifunzionale del Comune di Carbonia, grazie alla collaborazione con l'amministrazione comunale, presenteremo il rapporto diocesano che si affianca ad altri strumenti di analisi che la Caritas mette in campo, come il rapporto regionale e anche il rapporto nazionale. Questo è uno spaccato della situazione del nostro territorio, della nostra diocesi, che comprende praticamente il territorio della vecchia provincia più Teulada. E ci sono dei dati interessanti, ad esempio uno che è emerso in particolare è che mentre a livello nazionale e anche a livello regionale c'è un calo nelle persone che si avvicinano ai centri di ascolto della Caritas, nel nostro territorio invece le persone sono in aumento. In questo rapporto infatti noi presentiamo i dati raccolti attraverso i colloqui, insomma il percorso intrapreso con le persone che si avvicinano ai centri di ascolto diocesani, che sono 5, ai quali si affiancano poi i centri di ascolto parrocchiali e tutti gli altri servizi della Caritas che comunque offrono ascolto. La Caritas inoltre introduce delle iniziative di sostegno alla povertà e soprattutto per far uscire i cittadini da questa situazione, da questo stato d'emergenza e di bisogno. Infatti l'obiettivo del centro d'ascolto non è tanto quello, o almeno non è solo quello di dare una risposta ai bisogni emergenti, tipo aiutare a pagare una bolletta, fornire una bombola quanto manca, ma l'obiettivo è quello di stabilire un percorso che, facendo rete anche con gli altri servizi del territorio, fornisca degli strumenti utili ad uscire dalla situazione di povertà o almeno ad essere più consapevoli di quelle che possono essere le possibilità offerte dal territorio. Questo è l'obiettivo. E chiaramente la Caritas dà delle risposte, quindi parleremo venerdì anche di quello che la Caritas fa nella nostra diocesi per dare risposte concrete alle persone in difficoltà. Anche perché molti cittadini si rivolgono a voi per questioni legate al soddisfacimento dei bisogni primari, ma non solo, spesso hanno anche altre problematiche di carattere personale, psicologico e chiedono altro supporto. Dunque le richieste sono le più varie. Per dirne una, ho aiutato una ragazza a fare la domanda online per il bonus studenti, adesso mi viene in mente questo. Però noi cerchiamo di andare oltre le richieste, che per lo più sono richieste materiali. Qualche mamma ci ha chiesto materiale didattico per i propri figli, cioè anche denotano la mancanza proprio dei mezzi fondamentali, insomma, per affrontare un tenore di vita decoroso. Però ecco, noi cerchiamo di andare oltre le richieste e di andare a scoprire, a individuare insieme alle famiglie, insieme alle persone, i bisogni, in modo tale da poter intervenire anche su questi con la nostra rete. Non so, emerge un problema di contrasti familiari. La Caritas ha una rete di assistenza legale, ecco, per cui cerchiamo di intervenire a 360 gradi per dare delle risposte che aiutino veramente le persone. Voltiamo pagina, andiamo avanti. Sant'Antioco escluso dalle zone economiche speciali, e così scatta la protesta del sindaco Ignazio Loci, che ha prontamente scritto al presidente della regione Francesco Pigliaru. Manolo Mureddu. Nei giorni scorsi il sindaco del comune di Sant'Antioco Ignazio Loci ha scritto al presidente della regione Sardegna Francesco Pigliaru e all'assessore regionale della programmazione Raffaele Paci per evidenziare il rischio che l'istituzione della zona economica speciale
dalla quale risulta escluso il porto di Sant'Antioco, cancelli definitivamente l'unica attività industriale presente nel territorio lagunare, quella del sale attiva nella salina marina che si affaccia sul Golfo di Palmas e si estende per 20 km lungo la costa. Un'industria che produce da lavoro, ma il cui futuro produttivo è più che mai incerto. Secondo quanto previsto dalla delibera del 21 novembre 2018 e considerate le risorse economiche già stanziate a tale scopo, le zone economiche speciali già assegnate ai porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Porto Vesme e Arbatax rappresenteranno un importante volano di sviluppo in grado di attrarre nuovi capitali e rendere estremamente competitive le aziende già insediate tramite strumenti di defiscalizzazione delle attività produttive e di sburocratizzazione. Parliamo adesso dell'Euroallumina. I lavoratori danno il via alla mobilitazione permanente. Sentiamo perché. Dopo la proroga della cassa integrazione straordinaria per l'anno 2019, i lavoratori dell'Euroallumina hanno proclamato lo stato d'agitazione permanente. Secondo quanto appreso dalle organizzazioni sindacali, benché la notizia del rinnovo degli ammortizzatori sociali sia stato definito positivo, l'obiettivo rimane sempre lo stesso, e cioè il riavvio definitivo della fabbrica. Ma per fare ciò è necessario che la conferenza dei servizi, che dovrà sciogliere gli ultimissimi nodi burocratici, sia convocata prima di Natale. In caso contrario, hanno fatto sapere i rappresentanti della RSU di fabbrica, verranno immediatamente messe in campo iniziative e la mobilitazione sarà permanente. La ripartenza dello smelter di Alumina, oltre che dei lavoratori diretti, è fortemente atteso anche da quelli che fino alla sua chiusura lavoravano negli appalti e che in questi anni hanno sofferto fortemente la chiusura dello stabilimento. Molti di essi sono ancora in mobilità in deroga e attendono con ansia il rinnovo dell'ammortizzatore sociale per il prossimo anno. In apertura di questa seconda parte, la cronaca: è stata una straordinaria operazione quella condotta dai carabinieri della compagnia di Carbonia, che sotto la guida del capitano Lucia Di Lio hanno sgominato una banda dedita al traffico internazionale di droga. È stata un'imponente operazione di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, quella finalizzata ieri dai carabinieri della compagnia di Carbonia in diverse località d'Italia. I militari, agli ordini del capitano Lucia Di Lio, hanno eseguito diverse ordinanze di custodia cautelare, arrestando 4 grandi trafficanti di droga, 3 di nazionalità italiana e 1 albanese, di cui almeno uno legato alle cosche dell''Ndrangheta nella provincia di Reggio Calabria. L'inchiesta, dal nome Ignos, era stata avviata nel 2017 e complessivamente aveva portato dal febbraio scorso al fermo di numerose persone e al sequestro di 15 kg di cocaina e 1,5 di eroina tra Sassari, Nuoro, Oristano e Cagliari. Ma le indagini odierne dimostrano che i quantitativi di droga importati in Sardegna dai terminali della banda, insediatasi in particolare nel nord Sardegna, sarebbero molto superiori e si aggirerebbero intorno ai 50 kg. Questa operazione è la dimostrazione dell'alta professionalità dei carabinieri della compagnia di Carbonia, che con la guida del capitano Di Lio hanno varcato le soglie del mare per un'indagine considerata tra le più importanti degli ultimi tempi. Meno vaccini rispetto all'anno scorso. Nelle disponibilità della ASL 7 non sono mancati i malumori e dopo la denuncia i vertici dell'azienda sanitaria spiegano che cosa è successo. Nei giorni scorsi è circolata un'indiscrezione secondo la quale l'ATS avrebbe destinato al territorio circa 15.000 dosi di vaccino anti-influenzale. Una quota molto minore rispetto a quella destinata l'anno scorso a tale scopo, di 18.000 dosi, peraltro poi addirittura rivelatesi insufficienti per poter coprire tutto il fabbisogno territoriale. E infatti, a tal proposito, dopo i primi malumori sono partite le richieste sul perché quest'anno il numero di vaccini in possesso dell'azienda sanitaria sia così inferiore alle potenziali richieste, col rischio di escludere pazienti dalla prevenzione su una patologia comune diffusa, ma molto pericolosa per i malati cronici e le persone in età avanzata. A tal proposito, per sciogliere ogni dubbio e rassicurare i pazienti, l'ATS ha diffuso un comunicato
nel quale ha informato i cittadini del territorio sulle motivazioni che solo temporaneamente hanno portato a questa situazione. Secondo quanto dichiarato, i problemi nell'approvvigionamento dei vaccini, per nulla riconducibili alla volontà dell'ente, sarebbero sorti in quanto l'azienda vincitrice della gara pubblica bandita dal centro regionale di committenza ha avuto problematiche interne, peraltro già rilevate anche dall'Agenzia Italiana del Farmaco in diverse altre regioni italiane. In ogni caso, l'azienda sanitaria territoriale ha rassicurato che entro la prima metà di dicembre le criticità saranno definitivamente risolte tramite il coinvolgimento dell'azienda arrivata seconda nella gara d'appalto. E vediamo adesso invece di fare un po' il punto dei disagi e dei disservizi che il forte vento di questi giorni e il maltempo hanno causato anche nel nostro territorio. Vediamo. Il fortissimo maltempo dei giorni scorsi ha generato non pochi disagi ai cittadini del territorio, causando danni e disservizi, in particolare per i collegamenti verso le isole minori. Infatti, nella giornata di ieri è stato sospeso il collegamento marittimo da Portovesme verso Carloforte e viceversa, e lo stesso ha ripreso oggi, con la partenza delle ore 13 dal comune Tabarchino verso la terraferma. Il fenomeno del maltempo, solo parzialmente giustificato dal periodo autunnale, ha avuto negli ultimi tempi un peggioramento progressivo, per molti scienziati giustificato unicamente dall'aumento della temperatura globale e dunque dal cambiamento del clima, che anche dalle nostre parti si starebbe tropicalizzando. Ne sono la dimostrazione le cosiddette bombe d'acqua, che a memoria d'uomo non si erano mai viste nei decenni scorsi in questa entità e soprattutto frequenza. Ciò non toglie che moltissimi dei danni e delle tragedie alle quali ultimamente ci stiamo abituando potrebbero essere evitate se gli interventi di prevenzione e riparazione del dissesto idrogeologico fossero più frequenti ed efficaci. Che l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione stiano cambiando il nostro modo di pensare e anche di lavorare è una cosa nota e ampiamente dibattuta da schiere di esperti in ambito sia nazionale che internazionale. Se ne parlerà venerdì a Carbonia nel corso di un convegno dedicato. I dettagli. Che l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione stiano cambiando il nostro modo di pensare e lavorare è cosa nota e ampiamente dibattuta da schiere di esperti in ambito nazionale e internazionale. Che possano questi due strumenti cambiare le sorti economiche, dunque sociali, anche di territori fortemente depressi dal punto di vista occupazionale e dello sviluppo, come il nostro, idem. Ed è un po' il senso di un incontro pubblico organizzato dal Fab Lab Sulcis insieme al proprio partner Novaprom e in collaborazione con Kizanos e Genesis Mobile per venerdì prossimo a Carbonia. L'evento prenderà forma a partire dalle ore 15.30 nella saletta del Circolo Euroalcop di Piazza Marmilla e affronterà alcune importanti questioni legate all'avvento della nuova rivoluzione tecnologica in atto in tutto il pianeta. Si discuterà di esperienze legate all'innovazione e ad alcuni aspetti legati alle nuove tecnologie che promettono di cambiare il mondo, come l'intelligenza artificiale, l'uso dei big data e della realtà aumentata. Andiamo avanti con gli appuntamenti. Venerdì 30 novembre si terrà a Sant'Antioco un incontro per parlare del Piano Sulcis e per analizzare gli ultimi risvolti inerenti il nuovo ponte e in generale la portualità dell'isola. Per l'occasione si dibatterà anche sulla messa in sicurezza della strada 126, quella che collega Carbonia a Sant'Antioco, e sui progetti e le proposte per un nuovo porto polifunzionale in grado di attrarre investimenti e di essere attrattore per flussi turistici. La riunione organizzata dal Comitato Cittadino Porto Sul, che insieme a Italia Nostra si terrà a partire dalle 17.30 presso la Sala dei Suffetti nella Biblioteca di Sant'Antioco in via De Gasperi. Mentre sabato 1 dicembre a partire dalle 9.30 il Centro Culturale Casa del Cinema di Iglesias ospiterà un incontro organizzato dal Liceo Baudi di Vesme in collaborazione con altri licei d'Europa sul progetto Erasmus+. Il convegno sarà anche l'occasione che consentirà ai ragazzi di esporre i propri lavori del progetto collaterale Una scuola inclusiva per una società inclusiva.
Con questo è tutto, il nostro telegiornale finisce qui, io vi ringrazio per aver scelto l'informazione di Canale 40, vi do appuntamento alle nostre prossime edizioni, vi ricordo che subito dopo di noi ci sarà il meteo come di consueto e poi Noas in Curso, il telegiornale in lingua sarda. Questa sera invece alle 21 la diretta live con Riccardo Maiocchetti da Radio Luna per la nostra programmazione serale. Grazie ancora per averci seguito, arrivederci.